Maria Gargani vedeva e amava e trasmetteva questo suo amore alla Madonna come la luce dei cuori. Qualcuno potrà obiettare dicendomi che Cristo è la luce. Questo è verissimo. Ma a me piace pensare, vedete, come Cristo è la vera luce. E questa luce si accende, come dire, attraverso l'olio. Come facciamo a accendere una lampada? Oggi va bene, ci sono le lampade elettriche, ma non voglio riferirmi a quello. Come facciamo a accendere una lampada senza olio? Maria, appunto, ci dona quest'olio che è Cristo. E in quest'olio noi stessi ardiamo insieme con Cristo. Noi stessi diventiamo, quando ci lasciamo illuminare da Gesù, noi stessi diventiamo piccole luci per gli altri, piccole indicazioni per gli altri che ci portano e che ci, appunto, indicano Gesù. La luce di Maria è una luce forte, è una luce che riflette dell'amore e della predilezione del Figlio Gesù. Ascoltiamo questa preghiera che è stata proprio composta dalla Beata Maria Gargani, che ci fa appunto capire come e invocare come Maria deve essere la luce dei nostri cuori. Oggi, scrive e prega Madre Maria Gargani, o mamma mia celeste, sento il grande bisogno di essere aiutata da te, perché temo che questa mia anima, questo mio cuore, diventino lampade senza olio. Ecco qui la simbologia dell'olio. E questo olio tanto necessario me ne devi fare parte tu, perché sei sempre ripiena di Gesù e di Spirito Santo. Ecco perché Maria è luce dei cuori, perché è piena di Cristo ed è piena di Spirito Santo. E noi a lei dobbiamo chiedere quest'olio. Mamma mia, tu sai come io vorrei amare il tuo Gesù. Lo vorrei amare come lo ami tu, ma dammi un po' del tuo amore, che dia vita al mio spirito e al povero mio cuore, inaridito nell'oscurità della notte. Mamma mia buona, conclude Madre Maria Gargani, dammi olio alla mia lampada affinché io arda d'amore dinanzi a Gesù per consolarlo. Facciamo nostra questa preghiera oggi. Donaci, o Maria, lo stesso amore con cui tu ami Gesù. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!